Oggi abbiamo con noi due autori, Valentina Rizzi, libraia itinerante, editrice, autrice di libri per bambini, e Luca Caimmi, artista illustratore. Presenteranno il loro libro, Mondi, edizione 7-9. Gli autori converseranno con Ippolita Bonci del Bene, esperta in pratiche filosofiche coi bambini. Lascio la parola. Grazie. Grazie a Federico per la presentazione. Sono molto contenta di avere lui oggi come presentatore. È un ragazzo che ha partecipato al progetto di filosofia nella scuola di Sant'Orso, quindi l'ho visto crescere e sono contenta che oggi ci abbia introdotto. Benvenute e benvenuti al primo incontro di Chiedersi Perché, la rassegna di libri filosofici per bambini e bambine. E oggi sono contenta di avere l'autrice Valentina Rizzi e l'illustratore Luca Caimmi di Mondi. E non so se vogliamo fare questo esperimento prima di iniziare a parlare del libro. Allora, intanto buonasera bambini, sono molto emozionata di vedervi con il nostro libro in mano, che è diventato anche un po' vostro, e volevo proporvi un piccolo gioco iniziale. Vi va di giocare un po' con noi? Non vi sento bene. Adesso sì. Allora, poggiate il vostro libro sulla sedia, alzatevi, lasciate la domandina, le domandine sul vostro libro e prendete una di quelle strisce nere dove c'è scritta una parola, portatela con voi. Prendete una parola e la portate con voi qui dietro. Facciamo un tondo, un cerchio. Venite, venite qui a fare un cerchio con noi, attenzione al filo. Occupiamo lo spazio, facciamo un cerchio. Ci scusiamo per le spalle. Un pochino più indietro, guardate, c'è tanto spazio. Un pochino più indietro. Qui vicino a me non c'è nessuno. Qua. Allargati un pochettino, apriti un pochino, qualche passettino indietro. Ok, senza mani, Un pochino più indietro ancora, ancora un po' più indietro. Un pochino più indietro. Ok, allora, adesso un altro passo indietro, chi sta vicino al cancello lì, un passo indietro qui, ci apriamo. Qui qualcuno, scorriamo un po', ecco, così, così scorri un po'. Ok, allora, facciamo così, al mio via alziamo la parola che avete in mano, via, su. Allora facciamo, proviamo a farla un po' ondeggiare come le onde del mare, facciamo un mare di parole, così facciamola ondeggiare, su e giù. Bravo, così, bravi. Muoviamo anche i gomiti, pieghiamo anche le braccia un po'. Muoviamo il polso. Come un'onda, come un mare di parole. Qualcuno le sa leggere queste parole anche se sono in corsivo? Qual è una? Brilla. Una è brilla, un'altra? Chi la legge? Tu. Scie, scie. Qualcun altro? Moto. Appeso. Suolo. Si spegne, quindi due addirittura, due parole a lui. Lì? Acqua. Qualcun altro? Tu? Segreti. Recinto. Cade, sì, contro, sì, corazza,
pace. Tu? Parete, tu? Campi. Campi. Allora, le riconoscete? Qualcuno le riconosce queste parole? Che parole sono? Del ragno, quindi sono delle parole che sono dentro al libro. Queste parole sono uscite dal libro. Sono le parole del libro. Alcune, una pioggia di parole. Allora, facciamo così. Adesso ci muoviamo intorno a questo spazio, camminiamo senza scontrarci con la parola in alto e facciamo proprio questa danza delle parole, questa danza delle parole che escono dal libro. Luca, mi passi il libro? Facciamo questo esperimento. Mettiamo il libro al centro, ci avviciniamo tutti al libro con il cartoncino nero. Quando do il via, boom, escono fuori e incominciano a volare queste parole. Facciamo una prova. Bravissimi, allora il libro quindi è un libro un po' magico, eh? È un libro dal quale escono le parole e si animano come per magia. Adesso sentiamo un po' lei che cosa ha da chiederci, poi ho visto che anche voi avete delle cose bellissime da chiederci che avete scritto. Sì, prima una piccola introduzione al fatto che è il secondo anno che le rassegne dedicate ai bambini e ai ragazzi avvengono con la consegna del libro precedente all'incontro, quindi i bambini che avete visto alzarsi hanno già ricevuto la copia del libro a maggio, quindi hanno già letto l'albo illustrato insieme alle loro maestre e maestri, Aurora, Elena, Lorenzo, Monica e Barbara, che ringrazio. E quindi diciamo che abbiamo un pubblico che è già entrato nel libro e lo conosce. Però siccome è un incontro aperto a tutti, la mia idea era quella di fare due domande, una ciascuno un po' introduttive per presentare questo albo anche a chi non l'ha ancora letto, e quindi chiedere per prima cosa a Valentina da dove nasce questo libro, qual è il progetto che sta alla base. Allora, questo libro nasce
durante il periodo del lockdown, quando eravamo chiusi a casa, non potevamo andare a scuola, alcuni non potevano andare a scuola, andavano a scuola con la DAD, e io ho una libreria, la libreria è stata chiusa per un periodo e potevo uscire solo in balcone o andare a portare il cane di mia madre in giro, in giardino. E allora che cosa ho fatto? Mi sono messa a scrivere. A voi capita di scrivere qualche volta? Che scrivete? Poesia, pensieri, oppure disegni anche? Chi è che disegna? Io. Alzate la mano, chi è che disegna? Ecco, vedi? Chi è che scrive? E quindi ecco, nasce così, nasce per riuscire a raccontare quello che c'era oltre le pareti, perché eravamo tutti chiusi dentro alle pareti e però dentro ogni parete c'era un mondo, come nelle nostre stanze, no? E mi è venuta in mente questa cosa, che spesso gli altri vedono di noi soltanto i vestiti che portiamo, il colore degli occhi, il colore dei capelli, ma dentro ognuno di noi c'è un mondo fatto di parole, di emozioni, che nessuno può vedere perché sta dentro. E poi con Luca abbiamo iniziato a divertirci su questo. Allora passiamo la parola anche a Luca per chiedergli appunto come ha lavorato alle illustrazioni di questo albo e che tipo di rapporto c'è stato fra di voi nella stesura del libro, perché ho scoperto lavorando con gli albi illustrati nelle pratiche di filosofia che svolgono nelle scuole o negli eventi pubblici, che alle volte il testo e l'illustrazione viaggiano su linee parallele, spesso non entrano neanche in contatto autore e illustratore. Invece com'è stato il vostro lavoro e se vi siete un po' contaminati tra di voi? Buonasera, salve. Dunque, sì... Poi sono arrivato io, ecco, dopo il testo inventato da Valentina sono subentrato io, quindi contattato dall'editore 7-9, mi ha proposto questo testo e da lì è iniziata la mia parte, ecco, quindi diciamo che prima mi è stato chiesto, ecco, se questo testo mi piaceva o comunque sentivo qualcosa di vicino nelle mie corde, ecco, quindi se si avvicinava un po' al mio modo di interpretare i testi e quindi di inventare delle immagini. La risposta è stata sì, questa idea di mondi mi piaceva perché in realtà io anche senza un testo di riferimento spesso vado a creare dei miei mondi immaginari nelle immagini, nelle illustrazioni che faccio, ma anche nei disegni anche più liberi da dei testi, e quindi assolutamente sì, ecco, era un testo che faceva per me. Quindi ho cominciato a lavorare, la prima cosa che si fa di solito quando si interpreta un testo è una prima idea, ecco, quindi uno storyboard, non so se conoscete questa parola, probabilmente no, ma lo storyboard non è altro che i primi disegni che vi vengono in mente, ecco, degli schizzi fatti delle piccole caselle, dove queste piccole caselle sono in realtà le doppie pagine del libro, ecco, le pagine del libro. E da qui la mia interpretazione è passata poi a una seconda lettura di Valentina e dell'editore, e poi ho cominciato, diciamo, c'è stata una sorta di approvazione, e ho cominciato a fare le tavole originali, ecco, quelle che vedete stampate nel libro. E poi ho scoperto che in realtà la stessa Valentina è andata a modificare una parte del suo testo perché stimolata dalle mie immagini, probabilmente, ecco, credo, stimolata, poi lo possiamo chiedere anche a lei, cosa gli ha suscitato in realtà l'idea di cambiare delle parti anche del testo. Quindi non è stato proprio un rapporto, diciamo, continuativo tra di noi, ma abbiamo avuto dei momenti di scambio, ecco, sì, assolutamente non ho lavorato in modo, diciamo, singolo, ecco, in isolamento, ecco. Non so se vuoi aggiungere qualcosa anche tu, Valentina. Sì, volevo raccontare ai bambini che i libri si fanno in delle case
che sono le case editrici, e queste case, in queste case chi disegna, l'illustratore come, illustratori come Luca e chi scrive come me, si incontrano, si salutano, si presentano e iniziano a lavorare insieme. A volte nasce prima il disegno e poi lo scrittore si inventa una storia su quei disegni, a volte invece nasce prima il testo e l'illustratore si inventa un disegno su quel testo. E poi c'è un'altra figura molto importante nel libro, che è il grafico. Sapete chi è il grafico? Chi è che lo sa? Una domanda difficile. Non proprio. Allora, il grafico è colui che fa da arbitro. Immaginate che ci sia una partita di calcio tra chi scrive e chi illustra, tra scrittori contro illustratori, no? E c'è un arbitro che è il grafico, che sceglie quanto spazio dare al disegno e quanto spazio dare al testo. Dove mettere il testo? Dentro l'immagine, fuori l'immagine, una scritta grossa così, un disegno piccolo così, oppure il contrario, un disegno grosso così e una scritta piccola così. Chi lo decide? È il grafico, è un arbitro, quindi segna il calcio di rigore per l'illustratore, l'illustratore segna e si prende tutto lo spazio, oppure il cartellino rosso espelle il testo, taglia una parte perché è troppo lunga e dice no, allora taglio questa parte perché copre tutto il disegno, non va bene. Il grafico è molto importante perché decide dove inserire il testo nell'immagine e che misura deve avere il testo, se grande o piccolo. Questo perché il grafico non lo conosce mai nessuno. Si conosce più il, appunto, chi controlla il testo e chi fa la parte più di editore. E mi piace giusto dire una cosa della scelta, del perché presentare questo albo illustrato all'interno di questa rassegna. Non è un testo, diciamo, prettamente filosofico, perché non parla di filosofia, non parla di filosofi, però la cosa che mi piace degli albi illustrati è questo unire, appunto, un testo in questo caso anche molto breve, perché è poco scritto e ha delle immagini, e quindi come questi testi poetici, musicali anche, no? Con la rima, con una che aprono a varie interpretazioni, siano utili appunto per fare poi un lavoro di riflessione insieme, che è un po' quello che cerco di fare con le pratiche di filosofia. Quindi questo per spiegare perché anche gli albi possono essere filosofici, e proprio per questo aspetto anche di apertura proprio. E quindi, se vuoi raccontarci di che mondi parla questo libro, no? E quindi un pochettino la storia, anche se, come dicevamo prima insieme, non c'è una vera e propria storia. Esatto. Allora, sicuramente poi si diventa tutti di un'unica squadra, no? E quindi l'arbitro poi non deve più lavorare, perché si diventa tutti amici in questa casa, che è la casa editrice, e si collabora tutti insieme. Allora, i mondi vorrei che li raccontasse Luca, perché è lui che ha scelto gli animali insieme a me, e che ci può raccontare perché ha scelto questi animali e poi anche perché ha scelto i paesaggi. Avete visto voi, avete notato che ogni animale ha un paesaggio diverso, chi ha la montagna dietro, chi ha il fondale marino, chi ha il labirinto. Ecco, allora mi piacerebbe che Luca ci raccontasse un po' perché ha scelto proprio questi, come l'insetto stecco, animali un po' particolari, no? Sì, dunque, ho scelto degli animali, in realtà tu me li avevi suggeriti degli animali, ecco, nel tuo testo iniziale c'erano delle annotazioni, quindi ogni immagine anche tu pensavi che sarebbe stata poi ideale, interpretata da degli animali, da degli insetti, forse proprio non degli insetti, ma più degli animali. Ecco, io sono andato un po', ho fatto ovviamente la mia ricerca e la mia interpretazione,
mi sono inventato i miei animali, ecco, anche perché quando vado a fare delle immagini e delle illustrazioni mi piace sempre suscitare la curiosità di chi legge, portando anche degli animali un po' più particolari di quelli che troviamo nella vita di tutti i giorni, ecco, quindi l'insetto stecco, e poi in realtà dietro questi animali ci sono sempre delle storie. Ecco, ad esempio l'insetto stecco è un insetto che non conoscevo nemmeno io nel dettaglio, fino a quando un giorno non sono andato in una scuola dell'infanzia, un asilo, e in un terrario ho scoperto che c'erano degli insetti stecco che venivano, ecco, insomma, allevati da questa classe. Poi ad esempio l'uccello spatola, mi piacciono, ecco, degli uccelli con queste gambe filiformi, ma non conoscevo l'uccello spatola, ecco, quindi in realtà poi dopo scopro sempre che i bambini li conoscono questi animali, e quindi c'è sempre quello che conosce tutti gli animali e ne sa ovviamente più di me, e quindi ecco l'idea di diciamo solleticare la curiosità viene poi sempre compensata dalla sapienza, ecco, dalla conoscenza dei bambini. E altri animali, dunque, io voglio dire questa cosa, che è una cosa importante, ecco, in questo libro io sono stato completamente libero di interpretare come volevo il testo, quindi è una cosa che non capita spesso nei libri, in questo libro è capitato, e quindi anche per forza di cose ci ho messo dei personaggi cari al mio immaginario, ecco, quindi qui troviamo un personaggio che probabilmente era già comparso in altri miei libri, quindi nel mio libro precedente, Le avventure di Pinocchio, non so se magari qualcuno di voi ha visto delle immagini, è un Pinocchio interpretato con tutti dei personaggi del mondo acquatico, del mare. C'era un personaggio simile a questa stella marina, e questa stella marina ha fatto una comparsata anche nel libro di Mondi. Ecco, c'è spesso un'interscambiabilità nei vari libri, ecco, quindi qualche soggetto che vedrete qui probabilmente potrà essere anche nel prossimo libro. Ecco, quindi è sempre, interpretare un libro è sempre un cantiere, un laboratorio molto aperto. Ecco. Famosissimo. Abbiamo il famosissimo Axolot. Per me l'Axolot, ecco, ad esempio l'Axolot è un personaggio, un animale che ho ritrovato in vecchie riviste di Airone, che forse le persone un po' più grandi sicuramente potrebbero conoscere, vecchi Airone degli anni 80-90, che avevano dei servizi fotografici bellissimi. In uno di questi c'è in prima pagina l'Axolot come animale magico del Messico, e lui, insomma, mi è piaciuto, l'ho trovato, ecco, importante per essere protagonista in una tavola, ecco. Poi abbiamo un ragno, ecco. E quindi un libro che in realtà parla di fragilità, di mondi diversi. Ad esempio il ragno è un animale che sta nelle nostre case, questo è un ragno ballerino, uno di quelli che si trova nei muri, ecco, negli angoli delle case, che si muove quando viene toccato, e lui vive appeso a un filo, ecco, quindi questa è la sua vita, sempre un po' precaria, ma comunque in realtà è precaria, ma queste ragnatele in realtà sono anche molto forti e sono la sua sicurezza, ecco. Ecco, poi magari ci chiedete delle cose anche voi, ecco, di qualche animale particolare che vi ha colpito. Sì, 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 se volete fare le domande, esatto, all'autrice, all'illustratore. Come li avete fatti i disegni? Dunque, allora, i disegni sono delle chine, conoscete le chine colorate, quindi tipo degli inchiostri colorati, quindi i fondi che vedete, ad esempio questo fondo
granata, amaranto, sono delle chine molto acquose, e poi con delle gocce d'acqua, ecco, anche abbastanza casuali. E poi invece la parte sopra disegnata, dipinta, sono degli acrilici, che sono una specie di tempere, ecco, delle tempere che magari voi conoscete. Gli acrilici sono un po' più aggressivi, ecco, tendono, assomigliano più al colore ad olio. Però, come avete fatto la primaria? Dunque, gli animali, come io ti dico, li ho fatti, ecco, spesso quando faccio gli animali mi servo delle fotografie, quindi vado a cercare delle fotografie in internet, nelle riviste, come ti dicevo prima, e disegno questi animali e ovviamente li interpreto anche in base un po' al mio gusto e al mio stile, ecco. Tu ti piace disegnare gli animali? Sì? Poi magari ce ne fai vedere uno. Come avete fatto le scritte? Allora, devo dire che ho avuto un po' di tempo necessario, perché ci sono delle rime. Se vedete, in alcuni punti ci sono delle rime o delle assonanze, ovvero delle parole che si assomigliano, che non fanno proprio rima ma si assomigliano. E quindi ho dovuto selezionare le parole, quelle che vedete, e quindi mi sono messa a leggere giornali, riviste, libri, per cercare la parola giusta che facesse rima con quella che volevo io. Non è stato semplice, è stato un lavoro alla ricerca dei suoni, quindi così abbiamo scelto. Poi le scritte, ovviamente il grafico ha scelto come farle, a volte scritte in bianco, anzi forse sempre in bianco, credo, quasi sempre in bianco, sì, hanno scelto loro farle non in stampatello ma in corsivo, eccetera. Quale disegno vi è piaciuto di più? Allora, rispondo prima io. A me è piaciuto moltissimo questo qua. Poi chiediamo anche a loro. Che io sono molto curiosa invece di quello che direte voi. Il mio preferito è questo. Questo con la cascata e il cervo e gli uccelli che volano. Questo è il mio preferito. Mi piace moltissimo l'utilizzo del bianco e proprio l'ho trovato di ispirazione. È poetico, lo trovo molto. Ci sono alcune immagini poetiche che mi risuonano, questa in particolare. Dunque, il mio preferito è l'uccello spatola, di spalle. Mi piace molto questo fondo rosa, che in realtà, ecco, alcune cose succedono anche un po' casualmente. Mi è piaciuto molto questo fondo rosa con anche il segno dell'onda nel mare. Ecco, approfitto per dire che, visto che parliamo dei disegni, i disegni sono esposti in due mostre, due piccole mostre qui a Fano, una al centro Pari, in via, adesso, ecco, i dati, via Montevecchio, e se riusciamo magari possiamo anche andarla a vedere poi dopo insieme, e poi all'Enoteca Terra. Ecco, vedrete che a volte capita che i disegni che vedete la mostra poi sono stati tradotti e stampati e sono un po' diversi. Ecco, lì vedrete proprio i disegni originali, ecco, quindi vi invito, perché è una bella occasione, ecco. Quali sono i vostri disegni preferiti? Mettete la pagina, avete tutto il libro, mettete la pagina che vi piace di più e fatecela vedere, mettetela in alto. Siamo molto curiosi. Distribuiti però
Allora, l'Axolot va fortissimo, eh? Però la tartaruga pure, anche la tartaruga piace molto, entrambe le versioni. Il ragno, vedi il cervo con la civetta, l'uccello spatola, tutti quanti. Lui, vedi, ha messo quella collettiva dove ci sono tutti, quella della talpa, vedi, tante, tante diverse, il camaleonte. Allora, avete visto, grazie, potete mettere giù così vi riposate le braccia. Avete visto che ogni animale, come per esempio la tartaruga, è rappresentato in due modi diversi, spesso, non tutti gli animali, alcuni. All'inizio c'è l'uccello che sta nel guscio e vede il mondo chiuso nel guscio, poi il guscio si apre e si spalanca tutto un paesaggio che lui non vedeva prima chiuso nel guscio. E così anche la tartaruga, all'inizio si vede un pochino più in penombra e poi si vede con il piccolino. Quindi questi animali cambiano, perché a volte l'apparenza, come si dice? L'apparenza? Inganna. Bravi, l'apparenza a volte inganna. Quindi qualcuno che sembra avere una corazza, essere un po' chiuso, un po' antipatico, poi magari conoscendolo meglio, con più tempo, invece ha un lato di tenerezza, forse magari solo un po' spaventato, diffidente. Quindi c'è questo aspetto che a volte l'apparenza inganna in questo libro. Ecco, vedi, ad esempio io ho interpretato anche in modo diverso questo senso della corazza, inizialmente nell'immagine precedente, quella notturna, questa corazza mi sembra come se fosse di gelo o di roccia, ecco, quindi difende, protegge, pesa e ha tutte delle caratteristiche, diciamo, legate alla forza, ecco. Poi invece di giorno diventa una corazza che può trasportare, quindi diventa un contatto anche con questa tartaruga più piccola, come se fosse la figlia, ecco, della tartaruga grande, e diventa un modo per trasportare, ecco, quindi un elemento di, sì, una carezza, ecco, un contatto. Come avete fatto le pagine del libro? Questo non ti possiamo molto rispondere, perché è l'editore nella casa, che abbiamo detto, e insieme al grafico che decide. Però una cosa ve la possiamo dire, che nell'albo illustrato ogni due pagine è un disegno. Quindi queste due pagine sono un disegno unico dell'illustratore. Quindi se voi andate a vedere la mostra vedrete un disegno della tartaruga, un disegno dove ci stanno tutte e due questi, in genere, o a volte anche suddivisi, però. Sì, io aggiungo che a me piace lavorare, interpretare spesso anche con queste grandi doppie pagine, ecco, perché mi piace lavorare sui paesaggi, e quindi questa cosa capita spesso, ecco, nelle mie immagini. A volte sono divise in due, a volte, come in altri libri, invece sono riuscito a fare proprio, a stampare la stessa immagine in un'unica pagina, ecco, quindi cambiando un po' il formato dell'albo. Sì, questo perché l'idea sicuramente del paesaggio si sviluppa più in orizzontale, ecco. Non so se vogliamo... Sì? Puoi venire qua a fare la domanda? Anche... Quanti libri avete fatto? Ma io ho fatto circa una ventina di libri fino ad ora in Italia e un'altra decina in altre lingue in giro per il mondo. Dunque, io credo di averne fatti metà dei tuoi, una decina di libri illustrati, e posso aggiungere che alcuni, due o tre, li ho scritti io. E quindi ho fatto sia il testo che l'illustrazione, e altri invece valgono doppio, sì. Quindi siamo a 15. Che strumento avete usato per fare il libro? Dunque, strumento, ho usato dei pennelli, quindi ho suonato con questi pennelli.
Infatti prima tu parlavi di suoni, in realtà se voi guardate le immagini del libro o vedete poi anche dopo le immagini in mostra, vedete che spesso, cioè sono quasi tutte, nascono tutte su dei fondi, ecco, quindi io prima di solito preparo questi fondi colorati spesso, anche abbastanza scuri, notturni o comunque scuri, e poi sul fondo vado a disegnare, e questi fondi per me sono anche un po' dei suoni, ecco, dei suoni che vibrano, che rimangono nell'immagine, ecco. L'ultima domanda, qualcuno? Ancora qualcun altro? Anche adulti, se volete chiederci qualche cosa. Qual è l'animale che vi piace più nel libro? Ecco, in realtà sì, mi piace l'uccello spatola, perché dicevamo prima che insomma provare a volare sarebbe, insomma, mi piacerebbe immedesimarmi, ecco, essere l'uccello spatola, quindi volare. Poi in realtà mi piace anche la tartaruga, perché non so per quale motivo, un po' un animale che sento vicino, e poi adesso ho la fortuna di vederlo, ho una tartaruga nel giardino, e quindi mi piace, ecco, mi piace guardarla, mi piace disegnarla. Prego Valentina. Ma io penso che ognuno di noi si può identificare in una caratteristica di questo animale, anche voi fatelo, provate a immaginare quale animale vi assomiglia di più. A me piace la balena, mi ci identifico, a parte la questione del peso, insomma, cioè, mi identifico perché va giù e poi riaffiora e risale, no? E si muove molto lentamente, quindi mi piace questa idea che respira facendo zampillare l'acqua, e che comunque è un animale molto buono, pacifico, e quindi per me è la balena. Vogliamo, allora, io intanto vi ringrazio, e ringrazio anche ai bambini e le bambine che hanno fatto le domande. Adesso lascerei lo spazio al laboratorio, un'attività che hanno pensato Luca, sì, e Valentina, e poi sì, ci sarà il nostro presentatore che farà la chiusura e dirà che ci sarà anche il firmacopie, ovviamente. Allora, noi abbiamo pensato a un bigliettino da consegnarvi. Adesso Morgan Rose ci aiuta, vi viene consegnato a ognuno di voi un bigliettino, quindi le parole le potete mettere sotto la sedia, così il nero delle paroline, la striscia nera la potete infilare sotto la sedia e la lasciate lì. Ora, e non so se entrano, fanno qui questa. Ora, sul libro che è rigido vi verrà consegnato un biglietto, questo qui, un biglietto a forma, secondo voi che forma ha? Che cosa potrebbe rappresentare che assomiglia un po' al libro? Un gufo? Diciamo un uovo, sì, potrebbe essere un uovo oppure anche un mondo, no? Un piccolo mondo, tondo, che è, ognuno è il proprio mondo. Poi lo apriamo, quindi c'è un fuori che è così, che è il biglietto chiuso. Poi lo apriamo, è aperto, può sembrare tante cose, chi dice una farfalla, chi un cuore. Noi ci abbiamo visto come un cannocchiale, sapete un cannocchiale, gli occhiali, no? Sì, due mondi attaccati, o comunque una... due occhi, esatto, uno sguardo, un paio d'occhi. Allora, vi invitiamo a fare questo esercizio. Ci sono le matite colorate, le matite normali per fare il disegno e poi le matite colorate per colorare. Allora, qui davanti mettiamo, vi chiediamo di disegnare il vostro viso, quindi quello che si vede di voi da fuori, il viso, quindi il tondo del viso. E
poi invece aprendo di mettere qualcosa che nessuno sa, qualche piccolo paesaggio o anche animale vostro preferito, segreto, qualcosa che sta dentro di voi, qualche emozione che sta dentro di voi e che gli altri non conoscono. Per esempio, una bimba a un incontro si è disegnata con il viso come se fosse un insetto stecco, uno di questi animali qui, perché era molto magra, però poi dentro ha fatto tutti i fulmini perché lei si sentiva molto forte, non si sentiva uno stecchino, si sentiva molto forte, quindi qui ha fatto molti fulmini. Qualcuno ha fatto tutti i cuori perché vede il mondo a cuori, qualcun altro ha fatto un giardino oppure qualcosa che gli piace e che gli altri non sanno che gli piace. Potete fare anche un'immagine che vi piace del libro. L'importante è che qui disegnate voi visti da fuori, quindi il vostro viso visto da fuori. E poi apriamo e mettiamo le cose che vi piacciono. Sì, immaginate di disegnare cosa avete dentro, se ci fosse un paio di occhiali che potesse far vedere dentro, come i raggi X, potesse far vedere dentro di voi, come sarebbe? Ci sarebbero tutti i fiori, oppure tutte stelle, oppure un giardino, degli animali, un fiume, un mare, che cosa ci sarebbe? Sì, questo è il disegno di te, potete disegnarvi anche un po' più grandi. E poi dentro, quello che avete dentro, come lo disegnate? Un paesaggio, delle montagne, un bosco. Sì, prima lo disegnate fuori come siete voi fuori e poi dentro disegnate quello che c'è dentro di voi, un'emozione, un'immagine, un ricordo. Un bel ricordo, oppure un sogno, anche un sogno, un desiderio. Dentro si può disegnare anche un desiderio che abbiamo dentro e che nessuno sa. Un sogno. L'importante è la differenza tra quello che si vede fuori e quello che c'è dentro. Ci deve essere come un colpo di scena, qualcosa di sorprendente. Quando apriamo ci deve essere qualcosa che proprio non ci aspettiamo. Sì, eccola. Guarda, se vuoi puoi girarlo, se hai sbagliato puoi girarlo dall'altra parte e c'hai un'altra facciata, ok? Se non ti piace lo giri e c'è l'altra facciata vuota, lo puoi fare, puoi rifarlo. E poi siamo curiosi, vediamo un po' chi ci racconta quello che ha disegnato. Dai,
Qualcuno ha avuto un'idea della sorpresa da disegnare dentro? Sì, vuoi venire a dircelo? Sì. Vediamo un po', lui ha un'idea di una sorpresa che vorrebbe disegnare dentro. È il mio coniglio perché è morto. Bene, allora una sorpresa bella, qualche cosa che è rimasta dentro. Possiamo disegnarla. È una bella idea.